È stato presentato a Palazzo Lascaris il telaereo di Carlo Levi, da Torino un viaggio nella questione meridionale. Il volume, realizzato con il contributo del Consiglio regionale, indaga la celebre opera, realizzata su richiesta di Mario Soldati per le manifestazioni del centenario dell'Unità d'Italia, in cui Levi trasferì i drammi e i volti narrati nel romanzo Cristo si è fermato a Eboli, offrendo una visione d'insieme del complesso fenomeno dell'emigrazione italiana. Una copia del libro verrà inviata a tutte le biblioteche del Piemonte. Abbiamo fatto questa bella pubblicazione, Il Telaereo, un viaggio nella questione meridionale, che è un po', questo telaereo, è un po' il testamento della vita di Levi. Questo è un atto d'amore a Rocco Scotellaro, il grande Rocco Scotellaro. Quest'idea, all'inizio, nel 1959, fu un'idea di Mario Soldati, che messe nel progetto dell'Unità d'Italia, nel festeggiamento dell'Unità d'Italia, detto questo impegno a Levi di creare questo bel affresco che rappresentava non solo la Lucania, ma tutte le Lucanie del mondo. Il telaereo d'Italia 61, questo splendido telo enorme che ha raccontato la questione meridionale. Il merito di Levi è stato quello di aver dato attenzione a un problema che era già preesistente rispetto a lui, però Levi ha riaffermato la centralità di questo tipo di discorso nell'Italia del secondo dopoguerra, quindi nell'Italia appunto repubblicana, e ha dato una sua risposta, una sua interpretazione alla questione meridionale, facendo coincidere il concetto di meridione con il concetto di mondo contadino, che prima invece non c'era. Carlo Levi rappresenta col suo telaereo la storia del nostro paese, la storia che vuol dire il riscatto del Sud da quella grave situazione in cui si trovava e che lui ha denunciato nel suo bellissimo libro Cristo si è fermato a Eboli, e il Nord, che riguarda la lotta di liberazione, di cui Levi ha espresso la sua analisi del fascismo. Direi che Carlo Levi unisce l'Italia complessivamente nella sua storia, nei suoi drammi e anche nei suoi momenti di riscatto. Il libro è dedicato a un'opera fondamentale, non solo perché è molto bella, ma anche simbolicamente importante, che è il telaereo di Carlo Levi. È un settentrionale, un torinese, un piemontese che incontra la realtà del Mezzogiorno e la fa rivivere attraverso le sue mani con un'opera appunto di carattere straordinario, ma non solo, un simbolo perché rappresenta una certa idea dell'Italia, delle sue radici, dei suoi valori e anche di una mescolanza, no? Che poi è stata un po' la storia di tutta la vicenda umana dello stesso Carlo Levi. Questo è un omaggio, però è anche l'inizio di un percorso che vuole approfondire molti dei nodi sollevati da questa biografia straordinaria, tirando le fila della vicenda più collettiva di un popolo, il nostro, che è un popolo di migranti, fondamentalmente. Di questo credo che dovremmo andare fieri.